naturalmente perché io sarò contento, ci sarà un'altra canzone e poi concluderemo questo nostro concorso. Intanto io DJ, non hai qualche musica pronta? Non devi parlare, facciamo una passerella alla nostra, che non è solo presentatrice, Claudia Pitton, modella e fotomodella. E si vede, un grandissimo applauso! Però facciamo anche per Irene, giustamente, anche lei non è solo presentatrice, ma è anche una fantastica modella e fotomodella. Devo fare con un piede particolare in Irene perché è molto sveglia, 16 anni, io a 16 anni già vorrei ma noi siamo sempre un po' più avanti rispetto a anche tre. E ora direi per il pubblico maschile che è accontentato perché ci sarà l'uscita in costume, quindi la giuria avrà il compito di valutare la fisicità delle ragazze, delle nostre concorrenti. Dunque direi di dare inizio all'ultima uscita delle nostre vite, l'uscita in costume. Un applauso!
partita. Alex e Salif, venite qua, venite qua. Balletti in eccezione. I due balletti che hanno accompagnato l'uscita le ragazze, perché con i tacchi scendere i gradini non è semplicissimo, e loro gentilmente si sono prestati. Grazie. Prego. Allora, adesso ci sarà una breve pausa, la scaletta dice. La scaletta dice prima intervista, poi pausa, come vuoi tu? Prima intervista, sì. Allora adesso le ragazze escono tutte insieme, un po' di musica, grazie. Prego, venite, si accomodano. Una breve intervista dalle nostre due presentatrici, nel frattempo Stefano se vuole ritirare le schede. Presidente, con Stefano fai tu i conteggi, ok, grazie. Come vedete le ragazze non hanno numero, perché il numero a parere dell'agenzia è indispensabile di differenza tra la giuria e naturalmente che devono identificare. Adesso l'hanno fatto, hanno guardato il loro voto, tra non molto sapremo quali sono le fasciate delle vincitrici, però naturalmente le ragazze hanno un nome e un cognome, adesso tra non molto si presenteranno e quindi saranno presentate non come numero ma per quelle che sono le vincitrici. Mi chiamo Daniele Rizzotti, vengo da Siena, sono studente di economia e vorrei lavorare con il mio. Brava, un bel applauso! Mi chiamo Daniele, adesso ho il mio cognome e invece adesso cosa stai facendo adesso nella tua vita? Let's
una nuova esperienza. Un applauso ai ragazzi che si danno se stessi. E ora è il momento tuo. Cosa fai nella vita? Tanto ti presenti come tutte le ragazze, cosa fai nella vita? Tu, i lavori, cosa vorresti fare? Thank you.
fare il lavoro veramente da un anno e sono chiamo i musici. Ok, ma io ne viste le lavoratrici, un applauso! Ti coraggiamo e basta! E mentre il nostro fotografo Fabio Cattardo per le nostre miss, io continuo con la linea che sta facendo un po' di motivi ringraziamenti. Continuo la nostra intervista, sempre presente al pubblico e parlaci con te. Buonasera a tutti, io sono Gioia, ho 17 anni e studio all'Ateneo e poi come la casa mia e per esempio mi sono a scuola faccio le visite anche bello, brava, quindi noi siamo tutte le visite volenti ai confini, quindi l'animo se vorresti farlo prossimamente in futuro. Buonasera a tutti, sono Elisa Muschietti, ho 7 anni e studio al liceo classico e ho già fatto qualche sfilata, appunto in via sperimentale e mi piacerebbe sì continuare anche se il mio sogno più grande è diventare un chirurgo. In medicina, brava! Complimenti per queste due audizioni, belle! Età, nome, cognome e quando mai la tua vita nella vita. Sono Sara Dalzotto, 15 anni e sono studentessa di moda. Ah, addirittura, quindi studi moda e fai a quanto pare. Un applauso! Continuiamo la comunità, chiedo sempre di presentarvi quindi nome, cognome e età. E vedo che è un fisico atletico, quindi ti chiedo se fai sport, danza. Poi vedrete il filmato su YouTube tra qualche giorno, Fabio Cattardo, fotografo ufficiale della Fashion Lady 20. Facciamo rientrare le ragazze, prego accomodatevi una alla volta, non ho i balletti che vi tengono per mano perché se ne sono andati, potete accomodarvi, accomodatevi. Ecco. In attesa di scoprire le vincitrici. Subito dopo le premiazioni. Esattamente, quindi direi che salutiamo le nostre 24 miss con un caloroso applauso e la prossima volta che le rivedremo sapremo anche chi sarà un miss Small Perfect di stasera.
Filippi, ragazze, accomodatevi, adesso ci sono le premiazioni, quindi sapremo quali sono le 5 fasce più una e naturalmente il titolo di Smolvis Perfect 2017. Ragazze, venite pure, venite. Non, così casualmente, non serve che veniate con numero, lì come eravate all'inizio, prego. È stata dura per la giuria, ve lo posso garantire. Qui qua ragazzi, qui qua, anche per il fotografo, ferme qua, ok, le vedete tutti bene? Tutte? Ok? Perfetto? Benissimo, ci dobbiamo mettere qua noi. Eh sì, perché se no vedono... Oppure facciamo fuori stringere, che forse è meglio. Scusa al pubblico, noi ci mettiamo qua in modo che si vedano le nostre partecipanti. Siamo giunti veramente a termine perché sono 24 ragazze che hanno questa sera partecipato al concorso Small Miss Perfect, concorso riservato interamente alle ragazze al di sotto di 1,65. Puoi mettere pure la base a zero tranquillamente, così sentono tutti bene cosa dobbiamo dire. Voi dovete aggiungere qualcosa. Chiamiamo intanto Sara, la nostra maletta, se è disponibile. Facciamo un applauso, entro dal centro, un bel applauso, bellissima, l'altra maglia è dovuta andare via per gli impegni, adesso tu puoi tranquillamente portare i fiori, ti fai dare una mano magari da Elena, ok, per il bouquet di fiori, intanto io inizierei con la quinta classificata a chiamare per essere fasciata da Rosy Pozzato della giuria. Prego, vieni Rosy. Una di voi due farà le fasce, così darà la fascia a Rosy, alla quinta classifica, la quinta è Miss Aspiranti Fotomodelle. Miss Aspiranti Fotomodelle Italia perché la Fashion degli eventi ha una pagina Facebook che si chiama Aspiranti Fotomodelle Italia, con oltre 15.000 like, dove appunto si svolgono anche dei fotoconcorsi, e a questo Small Miss Perfect daremo la quinta fascia, la quinta classificata, che sarà Miss Aspirante Fotomodella Italia. Vieni Rosy con la fascia, vieni pure. Ricordo che Rosy Pozzato è modella Miss Mamma e Miss Soul. Ecco, della bellezza. Per quanto riguarda la quinta, la quarta, la terza, la seconda, ho dato giustamente a voi, quindi adesso faccio vedere che qui c'è un esempio. Quinta classificata con due nomi. Ok, dunque abbiamo Francesca Oliviero. Vieni Francesca, vieni qua. Ed Ilaria Maiolo. E Ilaria Maiolo, venite qua. Per la quinta classificata. C'è una parità, quindi a questo punto, come dicono le regole del concorso di bellezza, se la giuria c'è tutta dovrebbe per alzata di mano, Rosy, sei lì, puoi alzare la mano anche da lì. Il resto della giuria è lì, manca qualcuno? Ci sono tutti? Manca uno per dare la parola di lì? No, c'è, eccolo qua. Allora, per alzata di mano siete 1, 2, 3, 4 e 5, quindi dovrebbe essere fuori. Iniziamo dalla prima destra. Chi di noi, compreso Rosy, volta per andare a Maiolo? Uno. Naturalmente, eccola qua la pizza classificata, Ilaria Maiolo.
Miss Gigi Ferro Blog, che è di Mario Brunesi. Eccolo lì, questo videomaker, fascia numero 4, Miss Gigi Ferro Blog, è? Ed è? Giulia simpatiche,
un bel sorriso, e questo è la cosa più importante, perché lei lo sa che io dico sempre che non è la bellezza solamente, ma la bellezza interiore, e quella che oggi bisogna prendere in considerazione. E queste ragazze ho visto dei bei sorrisi, perché il sorriso ha una grandissima importanza. Grazie a tutti voi. Sarà la sera al direttore manager e tutti voi insieme. Grazie. Grazie a lei, siamo qua, grazie di tutta la faccia. Prima di dire il nome della classificata, molto distante nel 2017, come vi dico alle ragazze, che vi chiameremo per altri concorsi, vi prenderemo il prossimo anno per il nuovo esperte, siete state fantastiche, volevo veramente ringraziare per aver partecipato, soprattutto a coloro che non hanno mai partecipato a concorsi, perché so che ce ne sono diverse, chiedo scusa le spalle del pubblico, ma lo chiamano le ragazze, quindi sempre così, continuate, prendetela come un gioco, è un divertimento. Prima di dare, ricordo che la prima classificata è sì All Miss Perfect 2017, sarà chiamata dall'agenzia con compenso per alcuni eventi durante il 2018 che faremo, come balletto o come altre cose, e poi naturalmente ha un abito fatto su misura della stilista Sartoria, della Anna Maria Sartoria Petrone, poi metteremo in contatto. Ma prima di andare avanti c'è un gruppo fotografico di Marino Mazzola, che è il fotografo che non è qui stasera, che comunque ringrazio, da consegnare. Io non conosco il nome della ragazza, allora la vado a prendere. Vince un gruppo fotografico, vieni, facciamo una pausa, dimmi il tuo nome e cognome.